Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di lei, M25, una console retro gaming che mi ha stupito in una maniera incredibile. Perché mi ha stupito? Mi ha stupito perché ha un prezzo bassissimo, ha prestazioni elevate, un'ergonomia pazzesca nel tenerla in mano e il software, ragazzi, funziona, che è uno spettacolo. Tutto questo la rende una console, ragazzi, per rapporto qualità-prezzo assurda, veramente assurda. Mi ha fatto innamorare per quanto è davvero ben fatta e funziona davvero, davvero bene. Ma prima di vederla in azione e di spiegarvela nel dettaglio, direi di vedere cosa c'è all'interno della confezione quando vi arriva a casa. Allora, la scatola è molto spartana, non è un imballaggio di quelli super super, però quello che c'è al suo interno è davvero, davvero notevole. Troviamo qua subito la console, ragazzi, guardate che bella che è. Praticamente sembra un joypad PlayStation, anzi sembra un incrocio tra un joypad PlayStation e la PlayStation Portable, veramente un mix delle due, davvero bella, davvero pratica da utilizzare. Dopodiché abbiamo un manuale di istruzioni in lingua inglese. Dopodiché abbiamo anche un cavo USB, USB Type-C per la ricarica delle batterie, e qua sotto, anzi qua sul fianco a dire la verità, abbiamo un cavo HDMI mini. Sì, perché lei ha un'uscita appunto HDMI per poterla collegare ad un monitor e poter utilizzare i giochi che abbiamo qua dentro direttamente in un monitor. E per una console che ha questa ergonomia, quindi questa impostazione stile joypad, è davvero tanta roba di poterla utilizzare anche in una TV o in un monitor. Quindi questo è tutto quello che troviamo nella confezione. Andiamo a spostare il tutto. Allora, iniziamo ad analizzarla. Per quanto riguarda il display, abbiamo un display IPS Full HD. Qua sopra abbiamo quattro tasti, classici tasti A, Y, B, X. Poi abbiamo qua un piccolo tasto che è il tasto Start. Qua abbiamo il tasto Select. Abbiamo due joy che sono anche due tasti. Abbiamo il tasto del volume per aumentarlo e di qua il tasto per abbassare il volume. Qua abbiamo la croce direzionale, mentre nella parte superiore abbiamo i doppi tasti L1, L2, R1, R2. Poi abbiamo qua la presa HDMI mini per collegarla alla TV, l'interruttore d'accensione, la presa per il jack delle cuffie. Qua abbiamo uno slot per la micro SD, dove al suo interno abbiamo già una micro SD da 64 GB con giochi già inclusi. E poi abbiamo una presa Type-C per la ricarica della batteria da 3000 mAh. Quindi questo è tutto quello che abbiamo per quanto riguarda i tasti, le porte di connessione. Quindi questa è lei. Adesso andiamo a vedere invece cosa al suo interno. Allora, al suo interno abbiamo 4 GB di RAM, un processore da 1,8 GHz e gli permette tutto questo di girare davvero molto molto bene. Lei al suo interno ha preinstallato 25 emulatori e questi emulatori arrivano fino alla PlayStation 1 e alla PSP, quindi questo è il massimo per quanto riesce a fare, ma appunto perché riesce a fare tutto questo in maniera davvero molto molto performante. Come vi dicevo, mi ha fatto innamorare perché sicuramente non è la console più tecnologica che abbia mai provato, perché io ne ho provate diverse di console retro gaming, quindi questa non è sicuramente la più tecnologica che abbia mai provato, ma tutto quello che, ragazzi, vorrei da una console portatile retro gaming. Allora, un display luminoso, una batteria da 3000 mAh che ci dà tanti minuti di gioco e un'ergonomia come questa, ragazzi. Avere in mano questa console è uno spettacolo, perché ci dà un piacere nel tenerla in mano e soprattutto una comodità nell'utilizzo. E questo davvero, davvero mi piace un sacco, avere questa impugnatura in mano. E poi, ragazzi, tutto questo con giochi e con un front-end che funziona davvero bene. Infatti, come vedremo dopo, ragazzi, si passa da un emulatore all'altro, si esce dall'emulatore tutto in super facilità, quindi senza diventare matti, senza cercare di capire come si esce da quell'emulatore, perché ogni emulatore ha un modo diverso di uscire. No, qua è uno spettacolo, ragazzi, funziona tutto tutto benissimo, e tutto questo per meno di 80 euro. E ragazzi,
un prodotto così a meno di 80 euro è qualcosa di veramente incredibile. Lo andate a pagare anche meno di 80 euro, vi lascio qua sotto il link in descrizione di dove poterlo acquistare con anche il coupon sconto, se riesco a recuperarlo, per abbassare ulteriormente il prezzo. C'è poi anche la versione con la scheda da 128 giga, quindi con ancora più ROM installate, che costa qualcosina in più, però questa versione da 64 giga, che è quella che ho io, già è tanta tanta roba, perché c'è tanti di quei giochi installati che uno alla fine si stanca anche di provarli tutti, perché non finirà mai di provarli tutti. Quindi ragazzi, detto tutto questo, adesso direi di vederla in azione. Andiamo ad accendere col tasto che abbiamo qua sopra, quindi basta spostarlo e subito vedete che lei si accende. Abbiamo anche questi due tasti che si illuminano con un LED bianco, cioè vedete quanto è accattivante l'estetica con questo simil joypad PlayStation. Tutto si basa su Emulek per quanto riguarda ovviamente gli emulatori, quindi tutto gira su Emulek, e devo dire che il front-end adesso, ragazzi, ve lo faccio vedere, è davvero notevole. Cioè guardate quanti emulatori abbiamo, una svagonata, e guardate che spettacolo, uno spettacolo, ve li sto facendo vedere tutti, così vi rendete conto di che possibilità di emulatori avete all'interno di questa console e anche di come si vede comunque il display, anche se ovviamente è ripreso con una telecamera, quindi non è quello che realmente vedo io, che è sicuramente superiore. Poi vedete che qua sotto abbiamo tutto quello che ci serve, abbiamo il numero di giochi che c'è all'interno di quell'emulatore, quindi PSP a 151 giochi, PSX, quindi PlayStation 1, 60 giochi. Qua abbiamo il totale di tutti i giochi, poi qua abbiamo la schermata di dove potremo andare a salvare i giochi che preferiamo utilizzare, quindi per accedervi rapidamente. Dopodiché vedete, continuo ancora con gli altri emulatori, cioè guardate, veramente veramente pazzesco. Qua sotto abbiamo le opzioni del menu, abbiamo Start, che è questo tasto che ci fa accedere alle impostazioni di Emulek, che quindi possiamo andare a configurare il sonoro, la luminosità, le opzioni di sistema, dove andiamo a selezionare la lingua italiana, perché di default ovviamente non sarà in italiano ma sarà in inglese, e possiamo ripristinare le impostazioni di fabbrica. Dopodiché cerca ci dà la possibilità di cercare, dopodiché con il tasto Y possiamo utilizzare cerca per andare a digitare il gioco che cerchiamo, perché comunque essendo una quantità di giochi infiniti potremo andare a digitare l'inizio del gioco e ci suggerirà tutti i giochi che iniziano con quella tipologia di lettere che siano all'interno di qualsiasi emulatore. Dopodiché abbiamo seleziona con la lettera A, ci fa accedere, vedete, all'emulatore, e potremmo scorrere all'interno del quello che sono tutte le ROM che sono installate in questo emulatore. E la cosa bella è che praticamente quasi tutte hanno l'anteprima, vedete, non solo le prime ma tutte hanno l'anteprima. Guardate che spettacolo avere le anteprime di ogni gioco. Poi torniamo fuori con la croce, ovviamente poi torneremo a scegliere l'emulatore. Una volta fatto questo possiamo vederla in azione, quindi proviamo a entrare nei favoriti, dove io sono andato a salvare alcuni giochi, quindi vedete ho salvato per quanto riguarda la PSP, adesso vado a farlo partire. Guardate che spettacolo, comunque rimane molto fluido. I giochi PSP secondo me li riesce a emulare davvero bene, comunque abbiamo 4 giga di RAM che sicuramente gli fanno bene per quanto riguarda il discorso dell'emulazione, soprattutto per emulatori come PSP o PlayStation 1, questo è importante. Quindi ragazzi, guardate che spettacolo. Per uscire da un emulatore semplicissimo basta cliccare insieme il tasto Select e Start in contemporanea, vedete possiamo fare ricomincia, possiamo ritornare nel gioco, salvare dove siamo arrivati nel gioco, quindi poter salvare i nostri progressi, poterli andare a caricare o andare su Quiet Game, che ci dà la possibilità ovviamente di uscire dall'emulatore. Vedete come in un attimo sono tornato nella schermata dove all'interno ho tutta la lista dei miei emulatori, quindi facendo B potrei tornare ovviamente a scegliere anche l'emulatore. Torniamo ancora in favorite, adesso volevo farvi vedere Metal Slug per quanto riguarda sempre PSP. Guardate ragazzi,
una meraviglia. Poi con queste impugnature comunque è uno spettacolo avere queste impugnature che ci danno la possibilità di tenere in mano questa console in una maniera impeccabile, come avere in mano il joypad PlayStation, perché ragazzi è uguale, praticamente è uguale. Poi sembra un po' una PlayStation Portable perché comunque ha un display in mezzo, però è più simile a un joypad della PlayStation. Veramente fantastico. Quindi questo è Metal Slug, e devo dire che secondo me è tanta roba per quanto riguarda anche la fluidità, sempre emulato da PlayStation portatile, quindi PSP. Poi torniamo fuori, che qua vedete come è tutto semplice nell'uscire dal gioco. Quindi andiamo a fare Create Game e proviamo adesso qualcosa riguardante magari qualcosa dei vecchi giochi arcade, quelli più datati, tipo Bubble Bobble, che è uno dei miei giochi preferiti. Vado a inserire le mie monetine e vado a fare Start. Cioè ragazzi, guardate che bello che è. È uno spettacolo. Io tipo adesso qua non smetterei più di giocare, che questo è il mio gioco preferito per quanto riguarda i giochi arcade, quindi andrei avanti tipo 2 ore consecutive, ma forse anche di più, a giocare. Soprattutto in coppia mi piace giocare a questo gioco. In multiplayer è davvero tanta roba, quando si gioca in due è uno spettacolo. Però adesso forse è meglio che smetto per farvi vedere altro, sennò questo video lo facciamo durare 10 anni. E vedete che anche qua in un attimo Create Game, pulsante A e torniamo indietro, anche se questo era un altro emulatore, infatti vedete che era emulatore arcade. Poi dopo guardiamo qualcos'altro per quanto riguarda l'arcade, un altro gioco che mi piace un sacco, Wonder Boy. Anche qua inseriamo le nostre monetine, Start e via. Cioè, ragazzi, uno spettacolo. Anche questo mi piace un sacco come gioco, non come Bubble Bobble, però anche questo mi ha sempre fatto divertire un casino. Qua ancora vedete Start e Select insieme e usciamo anche da questo gioco. Adesso andiamo a provare qualcosa d'altro, vediamo cosa ho salvato. Abbiamo qualcosa della PlayStation 1. Sì, abbiamo Hercules della PlayStation 1. Quindi sto andando a caso, era solo per farvi vedere come rimane fluido questo gioco. Ragazzi, è davvero tanta roba, guardate che spettacolo. Ah ok, ecco cosa dovevo fare, non mi ricordavo più, ci giocavo tipo 2000 anni fa. Quindi ragazzi, questo era per farvi vedere come anche un gioco come Hercules è emulato in maniera impeccabile. Comunque il processore che ha questa console e i suoi 4 giga di RAM, secondo me gli rendono davvero giustizia. Adesso usciamo da questo gioco e torniamo in Quiet Game per andare a selezionare qualcos'altro. Andiamo a vedere magari un Sonic di Mega Drive. Guardate, anche qua una meraviglia. Adesso non fate caso a cosa sto combinando, perché sto combinando di ogni tranne quello che andrebbe fatto, ma non fa niente, era solo per farvi vedere come ragazzi questo gioco è emulato in maniera davvero davvero impeccabile anche lui. Quindi un Sega Mega Drive. Usciamo anche da questo e torniamo nel menu di quelli che ho salvato. Adesso vi ho fatto vedere solo qualcuno, ragazzi, perché sennò stiamo qua fino all'infinito. Proviamo magari Galaga,
che è uno di quei giochi che ovviamente piace a tantissimo, che anche attualmente è sempre di moda, anche dentro negli Avengers ovviamente veniva nominato, perché comunque è un gioco che ha fatto veramente la storia. Questa è una versione, però ci sono più versioni di Galaga all'interno di questi emulatori. Infatti adesso io ne ho salvato uno, ma ce n'è più di uno all'interno, ci sono tutte le versioni. Questa mi sembra che era del Atari 7008, se non sbaglio, però c'è anche la versione delle altre console, quindi abbiamo molta scelta per quanto riguarda anche le ROM delle varie console, che poi vengono emulate dai vari emulatori. Quindi abbiamo visto anche questo e direi che possiamo uscire. Quindi ragazzi, spero di essere riuscito a trasmettervi cosa è in grado di fare e perché questa è la più bella console che io abbia mai provato. E ripeto, non è la più performante in assoluto, non ha il touch, non ha probabilmente un display di quelli incredibili, non ha caratteristiche assurde, non ha il wifi, non ha il bluetooth, non ha tutto questo, ma è davvero davvero fantastica. L'impugnatura, l'ergonomia, l'estetica, la facilità di utilizzo dei vari emulatori per quanto riguarda l'utilizzo di EMUL che è installato all'interno appunto di questa console, dove in questo front-end ragazzi ci dà la possibilità di passare da un emulatore all'altro senza troppe difficoltà, di uscire da ogni emulatore tutto nello stesso modo, non alcuni emulatori in una maniera, altri bisogna fare altre combinazioni di tasti. No ragazzi, questa è fantastica e in più è possibile andarla anche a collegare alla TV. Quindi direi che come ultima cosa adesso la colleghiamo ad un monitor. Per vedere la nostra console all'interno di un monitor o di una TV basta andare a collegare il cavo HDMI in dotazione e voilà ragazzi, si spegne il display della console e nel giro di un attimo avremo all'interno del nostro monitor quello che è EMUL. Guardate, lo sta caricando, quindi sta caricando il sistema, l'ha spento da questa parte e adesso lo vediamo lì. Ok, vedete che siamo subito negli emulatori, volevo andare in quelli che sono i favoriti. Andiamo a vedere magari Tekken 2 per quanto riguarda PlayStation 1 e vediamo il risultato. Ok, e siamo già pronti, giusto per farvi vedere come all'interno di un monitor, in questo caso un monitor da 24 pollici ragazzi, e guardate, fluido, rimane molto fluido, bello assolutamente ragazzi. PlayStation 1, Tekken 2 su monitor da 24 pollici con una console come questa che riproduce un joypad PlayStation e quindi ci sta a giocare un gioco PlayStation, anche se lei riproduce veramente tantissimi emulatori, stiamo parlando come vi ho detto di 25 emulatori. Adesso le sto prendendo mentre parlo, quindi adesso diamoci un attimo una mossa, no non ce la faccio più ormai. Adesso il tempo è finito, quindi ragazzi adesso direi di spegnere, sennò qua non finiamo più questo video, quindi usciamo. Quindi ragazzi avete visto che spettacolo, è uno spettacolo, qualcosa di veramente interessante questo rapporto qualità prezzo di questa M25. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione di questa console arcade M25 vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, anche di lei erano arrivati degli spoiler, e sempre su Instagram trovate tante cose inerenti alla simulazione di guida. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia, ovviamente anche di lei quando sarà in sconto o quando avrò dei coupon li troverete lì, oltre che qua sotto in descrizione video. E sempre se vi va iscrivetevi anche al mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove pubblico tutti i prodotti che non tengo per me, quindi che ho recensito, che poi rivendo perché non posso tenere tutto, e lì li trovate a prezzi davvero davvero stracciati ragazzi, a prezzi bassissimi, quindi seguitemi anche lì. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!